Un quarto di vittime in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati relativi agli incidenti stradali in Veneto nei primi 8 mesi dell'anno sono confortanti, anche se in provincia di Verona purtroppo i morti sono il 10% in più rispetto al 2012. Controlli sempre più serrati della polizia stradale e delle altre forze dell'ordine funzionano da deterrente a comportamenti scorretti. Noi, pur avendo aumentato i controlli, incrementato i controlli in tutti i settori, registriamo una diminuzione di violazioni alle norme. È chiaro che gli incidenti, in particolare gli incidenti particolarmente eclatanti o con particolare violenza, quasi sempre la causa è l'uomo o le condizioni non perfette. La Polizia Stradale ha avviato anche la collaborazione con altri enti per garantire una maggiore sicurezza, dall'INAIL all'Ispettorato del Lavoro. Abbiamo anche ampliato quelle che sono le partnership con delle altre istituzioni per cercare di ampliare quella che è la platea delle persone che possono operare e che danno una maggiore percezione all'utente della sicurezza. Se gli incidenti diminuiscono e con essi le vittime, restano episodi dettati dall'incoscienza, a volte criminale, di chi si mette alla guida in stato non idoneo. Per queste persone le pene andrebbero inasprite. Per il 2020 l'indicazione europea è quella di dimezzare ulteriormente il numero delle vittime. Io ritengo che sia possibile raggiungere anche questo obiettivo. Dipende dal continuare in quell'azione di tutte le istituzioni coinvolte in questo scopo per raggiungerlo. L'incidente capita o si può evitare? L'incidente non capita, gli incidenti che possono essere attribuiti al caso fortuito o, come dice lei, al capitare, sono una percentuale minima, quindi di minima rilevanza statistica. Gli incidenti si possono evitare o quantomeno se ne possono diminuire gli effetti con un'attenzione, una maggiore attenzione alla guida, osservanza di norme di comportamento.